Buonasera. Una buona partita, complessivamente un gran gioco, forse sono mancate un po' le occasioni. Secondo me è stata una partita di livello tattico alta per la categoria. Buone letture, ottime letture da parte di tutte e due le squadre. Secondo me è stata una partita di spessore tattico, ripeto, altissimo. E devo dire la verità, lo so che può essere strano, ma per me questa è una buona prestazione della mia squadra. È questa la Pistoiese che voglio io. Ricordiamoci che davanti avevamo una squadra forte, forte, esperta, e non avevamo una squadra costruita per fare un campionato normale, anche se loro dichiarano di fare un campionato, non scherziamo. La Siena è una squadra forte, oggi secondo me la Pistoiese ha dimostrato che può essere quella che io voglio, la squadra quadrata che crescerà lungo il cammino del campionato. Sono contento della prestazione della squadra. Poi va letta la partita a livello tattico, perché è stata una partita di spessore da quel punto di vista lì, secondo me. Cioè, no, l'allenatore loro ha fatto complimenti perché ha detto che se Albini avesse proseguito come nel primo tempo ci avrebbe favorito, invece ha cambiato, si è adeguato. Fa piacere questo, perché secondo me i ragazzi oggi hanno dimostrato grandissima maturità. Noi siamo partiti volutamente così, per andarcela a giocare, per cercare di porre ritmi alti. Infatti i primi minuti siamo stati forti, lì ci è mancato forse il gol. Abbiamo avuto delle situazioni. Poi è logico, quando perdi un pochino di brillantezza, le distanze si allungano, loro ti facevano male su determinate giocate. Secondo tempo abbiamo cambiato, lì siamo andati in situazione diversa e abbiamo fatto bene. Ci è mancato lo spunto alla fine. Però la squadra secondo me ha fatto una buona prestazione contro una squadra, ripeto, forte. Non scherziamo. Cioè, nel primo tempo l'episodio che poteva essere la sposta poteva essere un altro rigore legato. Il rigore c'è, però non è un problema questo. Secondo me l'arbitro ha fatto una buona partita e lì deve essere il segnalino a segnalarlo. Ma non è il problema. Alvini, almeno che non succedano episodi strani, non lo sentirete mai commentare, anzi. Io sono sempre stato in questi anni molto conciliante con le terne arbitrali. Nella mia squadra la vedrete sempre lavorare bene da questo punto di vista. Ci avete già visto un'immagine. Peccato, perché dobbiamo passare sopra e vedere i lati positivi e correggere quelli che invece non sono ancora positivi. Sotto questo punto di vista, Max, tra gli aspetti meno positivi può essere proprio questo discorso della concretezza sotto porta, un pochino più di... Perché ci arriviamo... Allora, sono sincero, perché io dei miei quattro attaccanti che ho sono strafelice. Il problema dei miei quattro attaccanti è il seguente. Speziale ha saltato 3 settimane di ritiro ed è non in condizione. Merini ha avuto un problema fisico che l'ha condizionato nel ritiro e ancora non è al 100%. Sinigaglia è arrivato la scorsa settimana. E Rovini anche lui ha fatto un pochino di fatica e oggi secondo me non era la partita adatta per lui, viste le caratteristiche. Quindi abbiamo lavorato così, quando avrò gli attaccanti nelle condizioni migliori anche loro gioveranno del gioco che stiamo facendo. Secondo me questo è un buon punto di partenza per la stagione. Ripeto, contro un avversario forte, ma la Pistoiese secondo me c'è. E queste sono state risposte positive che oggi ho avuto. Perché la squadra ci arriva comunque, stando alla metà campo degli altri. Io ho sentito commentare una cosa, ho detto la Pistoiese è una squadra quadrata, ha dato l'impressione oggi. E quello che voglio portare io è questo, di vedere sempre una squadra molto equilibrata nelle due fasi e che arriverà con il lavoro quotidiano ad essere squadra. Che possa lottare per quella che è la mia opinione, il mio obiettivo, che è quello di fare un campionato come ce lo siamo posti la società, media alta classifica, sia chiaro. Io voglio lottare per raggiungere una posizione d'elite, che sia il quinto, che sia un quarto, che sia un sesto posto, e attraverso il gioco, attraverso l'equilibrio, è quello l'obiettivo. Se costruiamo come oggi, possiamo far bene. E il primo tempo eravamo in sofferenza perché c'era Boron sulla sinistra che
non perfetta, ma aveva l'uomo, e quindi ci abbiamo rischiato lì. Io ho detto prima, volutamente abbiamo voluto fare una partita diversa tatticamente. Siamo voluti partire forte per cercare in tutti i modi, con il nostro palleggio in mezzo al campo, di trovare soluzione. Lì ci siamo andati vicino, abbiamo sbagliato, secondo me, un'occasione clamorosa quando Sinigaglia potevamo andare in vantaggio. È logico che poi quando come sistema fai fatica sulla loro ampiezza, lì avevamo messo un preventivo. Lì poi nel secondo tempo abbiamo riequilibrato la squadra andandocela a giocare in maniera diversa, e per questo io sono contento, per la lettura che i miei giocatori hanno saputo fare. Però lei ha detto una cosa giustissima, però la contrapposizione fra le due squadre in campo permetteva a Boron di avere più libertà. L'abbiamo scelta questa cosa, al secondo tempo no, perché sarebbe stato un suicidio. E invece abbiamo retto, potevamo vincere la partita, potevamo perderla. Però a me è piaciuta oggi la concretezza della squadra, lo spessore che ha messo in campo, secondo me contro una squadra forte, forte, costruita per fare un campionato di vertice, non scherziamo. Non si prende Mendicino, Bonazzoli, Portanova, Saliciotto per fare la salvezza. Ognuno poi tira l'acqua al suo mulino, fa quello che gli interessa. Non penso che il Siena voglia lottare per la salvezza. Allora Pistoiese che deve fare? Su Mendicino ce l'avamo anche noi, sappiamo su che cifre girava, quindi non scherziamo, punto. Mister, l'ultimo cambio, poteva, pensato a qualche momento di usare il... L'ultimo cambio, sinceramente volevo mettere un altro cambio davanti, però abbiamo visto nel mezzo, eravamo stanchi con Losicco e con Taddei, eravamo stanchi, e lì ho voluto mettere un giocatore più fresco in mezzo che mi andasse in pressione, perché facevamo fatica a reggere il loro possesso, e ho voluto mettere un giocatore più fresco come Petriccione che mi andasse in pressione.